Saluto tutti e ciascuno, in particolare il mio saluto e il mio ringraziamento a Don Maurizio, parroco di questa comunità, per l'invito rivoltomi. Saluto il decano, i sacerdoti, tutti dai più piccoli ai più grandi. In particolare saluto voi, carissimi malati, che avete accolto l'invito di Papa Francesco, che ha rivolto soprattutto a voi queste parole: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Porto con me l'affettuosa partecipazione a questo momento di preghiera del nostro arcivescovo Monsignor Mario Delpini, che è a Londra con i giovani preti della diocesi in un pellegrinaggio sulle orme del santo cardinale John Henry Newman. Voglio dirvi la mia gioia di essere con voi. Oggi desidero ricordare una persona a voi a me tanto cara, il cardinale Carlo Maria Martini, che 40 anni fa, come oggi, faceva la sua prima uscita in diocesi, proprio qui, a Santa Maria di Lourdes. Sentiamolo con noi. Questa chiesa, con la sua grotta, è dal lontano 1895 luogo di devozione a Maria, nel cuore della nostra città. Il ritornare qui ogni anno riporta nell'animo di tanti di noi il fascino singolare di Lourdes, con i suoi indimenticabili momenti alla grotta, nelle celebrazioni e processioni eucaristiche e in quella preghiera personale ogni sera, quando, spenti i flambeau, in un silenzio rotto solo dal mormorio del Gav, molti si soffermano nella notte in preghiera. La Chiesa ogni 11 febbraio, nella ricorrenza della prima apparizione a Lourdes, celebra la giornata del malato. Lo fa invitandoci a meditare sul mistero del dolore, della sofferenza e sul nostro modo di stare accanto ai malati. Soprattutto i malati sanno che spesso la malattia entra nella nostra vita come un ospite inatteso, indesiderato, senza mai domandare permesso. A volte è malattia del corpo, altre volte malattia dell'anima. Realtà diverse, ma spesso che si compenetrano l'una con l'altra. Il dolore del corpo lo si riconosce, lo si cura con le medicine adeguate, e quando scompare lo si dimentica. Ben diverse sono le cose quando uno è preso anche solo l'ambito dal dolore dell'anima. Non lo si riconosce facilmente, tende a nascondersi, grida non di rado nel silenzio del cuore, ed è particolarmente lacerante quando succede in un giovane, proprio là dove tutto in lui dovrebbe anelare alla vita, oppure in una persona cara, anziana, che ti ha voluto bene tutta la vita e a cui tu hai voluto bene tutta la vita e che magari un giorno, guardandoti, ti chiede: ma tu chi sei? Sì, la malattia è una grande povertà, povertà di distacco innanzitutto dalle cose, dalla vita che uno conduceva prima, di sradicamento dalla tua famiglia,
povertà di sicurezza. Si era sicuri di sé, del proprio futuro, della propria esistenza, ed un tratto non si vedono prospettive. Povertà di dipendenza. Prima di ammalarsi, molto tutto dipendeva da noi. Nella malattia molto dipende dai medici, che dobbiamo sempre ringraziare, dai parenti che ci vogliono bene, da chi ci aiuta in cose per le quali uno si sente un po' diminuito, a volte anche un po' umiliato. Allora si può comprendere la reazione del malato, che a chi cerca di portargli qualche segno e parola di consolazione, a volte dice: beh, per te è facile parlare così, sei in salute. Bisogna viverlo il dolore per sapere che cosa è davvero la sofferenza. Ecco, la malattia, dobbiamo dircelo, prima o poi bussa alla porta di tutti noi. La stessa vecchiaia, dicevano gli antichi, è una malattia, senectus ipsa morbus. Questo a ricordarci che la vita è un dono, ma non è in nostro potere, che la sofferenza è il caso serio dell'esistenza di ogni uomo, e gli esiti di una malattia sono molti, a volte portano anche alla ribellione. Altri dicono che la ragione di una malattia è la nostra finitudine umana, la nostra creaturalità. C'è però un male, è un dolore, quello innocente, che prescinde da qualsiasi riferimento preciso dovuto alla responsabilità umana, e che affonda in un orizzonte per noi invalicabile. Di là c'è solo il mistero o l'assurdo. Per il cristiano la sofferenza è un mistero. L'unica cosa che il cristiano può dire è che se Dio in Cristo è passato anche lui dal dolore, una spiegazione al dolore ci sarà. Cristo non è venuto a spiegare la sofferenza, è venuto a riempirla della sua presenza, è venuto a dirci con la sua risurrezione che tempo verrà in cui egli tergerà ogni lacrima dai nostri occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lacrime, né dolore, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Dunque, la fede di per sé non asciuga le lacrime. Questo, dice il libro dell'Apocalisse, avverrà solo alla fine dei tempi. Allora non bisognerà mai dire che la fede risolve tutti i problemi. Non è vero. Il dolore resta dolore, la morte morte, la fede però ti dà un modo diverso di guardare il dolore. I dolori, la fede li chiama, li assomiglia ai dolori del parto, che scompaiono quando arriva la gioia di una vita che nasce. La fede ti dice che i dolori hanno una durata. Giorno verrà in cui non ci sarà più né dolore, né lutto, né lacrime, e persino ti dona di vivere la morte, di sapere che morire è tornare a casa di là da dove sei venuto, sentendoti atteso. Potremmo dire: la fede non ha una risposta al dolore, risposta razionale, ma una speranza sì. Di fronte al dolore
anche noi cristiani restiamo senza parole, senza risposte, ma non senza una speranza e una certezza anche. Una luce abita il cuore del credente. L'amore del Signore non ci protegge dalla sofferenza, ma ci protegge in ogni sofferenza. E infine, se penso al compito della comunità cristiana nei confronti delle persone malate, lasciatemi dire, non esistono le malattie, esistono le persone malate. La prima cosa, la cosa più importante è curare il malato. E di questo la medicina, la scienza medica oggi dispone di strumenti sempre più sofisticati, capaci di giungere a risultati inimmaginabili solo pochi anni fa. Ma curare non basta. Bisogna anche prendersi cura del malato. Di fronte a chi soffre, non dobbiamo subito avere qualcosa da dire. A volte vale di più un silenzio di vicinanza che ci porta a condividere, a renderci partecipi, a porci accanto alla persona malata condividendo il suo dolore. E poi la cosa più importante è ascoltare. Nessun errore sarebbe più grave di quello di presentarci a chi soffre con un sapere previo. Se proprio una parola abbiamo da dire, diciamo forse e forse solo dentro di noi che anche noi abbiamo paura di soffrire. E dopo questo dico ancora forse, ma bisogna trovare la forza. Il cristiano deve dire anche la parola della fede, ma lo faccia con umiltà, pregando il Signore di suggerirci al momento giusto le parole giuste, perché di fronte alla sofferenza non sappiamo se questa fede che pensiamo di avere ci sarà quando toccherà a noi a soffrire. E infine vorrei dire il mio più vivo ringraziamento per tutti coloro che operano nel mondo sanitario, a chi con fedeltà e amorevolezza nella comunità cristiana cura e si prende cura dei malati, a tutti i volontari, alle varie associazioni, Unital, Sioftal, CVS, SMUOM, dove tante persone vivono il servizio di un amore fattivo per le sorelle e i fratelli malati. Nella nostra società si rimane sorpresi ogni volta che si vede qualcuno compiere un gesto al di fuori dell'ottica del tornaconto. La società è strutturata su rigide categorie di costi e di ricavi, di utili e di perdite, e i volontari sono invece persone che non presentano mai il conto. Spesso il malato cerca una persona amica che l'ascolti, al di fuori forse anche del proprio ambito familiare, forse perché si sente libero di manifestare emozioni, timori, che se rivelate ai propri cari li caricherebbero di ulteriore angoscia e sofferenza, un po' come la Madonna della Visitazione, di cui ci ha parlato il Vangelo, che voleva trovare una persona che più di ogni altra capisse il mistero che portava in lei, e va dalla cugina Elisabetta. Ecco, nel sommesso e rispettoso chinarsi su chi soffre da parte di operatori, volontari, medici, il Signore ci doni di percepire le mani di una Chiesa
e della nostra Chiesa ambrosiana che amorevolmente accarezza i suoi figli più cari, i malati.